Speciale copertina prima alla Scala, in collaborazione con ANCI, Associazione Nazionale Calzaturifici Italiani e dell'Era Pellicce. Si riaccendono i riflettori sulla seconda parte di questa puntata. Tempo di prima alla Scala a Milano, capitale della musica e dello stile. E sì, ho voluto veramente fare questa puntata prima di raccontarvi tutta la prima del Don Giovanni di Mozart, che ha aperto la stagione qui al Teatro alla Scala, in un lungo speciale televisivo che andrà in onda a partire dalla prossima puntata. Ma in questa vi faccio già sentire l'atmosfera, vedere alcuni momenti della prima. La prima alla Scala è l'eccellenza dello stile italiano, eh sì, perché vorrei parlare in questo momento dell'importanza e del ruolo che ad ogni prima viene svolto dal foyer, che viene considerato un po' la più bella passerella del mondo. Vorrei anche sottolineare che la passerella del Teatro alla Scala, il foyer, non è però una passerella di vanità, questo proprio ci tengo a sottolinearlo, perché è il momento nel quale appunto le signore scaligere possono rendere omaggio a quello che rappresenta un grande momento, una grande importanza dello stile italiano, il nostro Made in Italy che ci ha resi famoso nel mondo e che, diciamolo pure, rappresenta una buona fetta della nostra bilancia dei pagamenti. E poi anche un pochino di vanità, ma certamente c'è un grande splendore quella sera, le più belle toilette, i più bei gioielli e anche le pellicce più prestigiose. Beh, io ho scelto una pelliceria di grande prestigio e andiamo un po' a curiosare, a vedere se c'è qualche signora che si sta preparando. Ed è una bellissima sorpresa, perché qui, mentre sta scegliendo la pelliccia da indossare alla prima alla Scala, c'è Lori del Santo. Hai già scelto? Molto indecisa, perché ci sono tante cose belle, è molto, molto difficile. Però bisogna abbinare la pelliccia al vestito, ovviamente. Quindi, a seconda della semplicità del vestito, si può esagerare un po', diciamo, nella sciarpa. Io ho scelto questa sciarpa perché non deve coprire troppo il vestito, ma deve riscaldare se c'è magari un po' di freddo, l'aria condizionata o sai, non si sa. È meglio coprirsi in ogni caso. Gigliola dell'Era, la pelliceria è così, un mondo così affascinante, ma ci sono le pellicce per le grandi occasioni e poi c'è le pellicce per la vita di ogni giorno. Sì, certamente ci sono le pellicce per le grandi occasioni, per la prima della Scala, e poi ci sono le pellicce da indossare tutti i giorni. Anche se la mia idea è che la pelliccia va indossata tutti i giorni. Certo che dell'Era è un successo dal 1885. Tu e tuo fratello Andrea avete veramente traghettato nel futuro una grande tradizione. Ci regali qualche emozione dall'album dei dell'Era? L'album dei VIP dell'Era è un album che mi ricorda il mio passato, mi ricorda il mio papà quando mi raccontava che ha fatto una pelliccia di Zibellino per Liz Taylor, mi ricordo quando è venuta da noi Liza Minnelli, Barbara Sinatra, queste sono le nostre VIP. Ma quali sono i requisiti di una pelliccia firmata dell'Era? Artigianalità del prodotto e cura nei particolari. Abbiamo ancora un laboratorio artigianale che confeziona le nostre pellicce e noi siamo molto contenti di mettere la stessa cura in una pelliccia da 20.000 euro come in un piccolo accessorio da 50 euro. Sì, ma è vero, è veramente affascinante vedere i vostri laboratori. Voi avete due sedi, Milano e Pavia, laboratori con degli ottimi artigiani. Sì, la nuova tecnologia c'è, ma non va mai dimenticata quella che è la tradizione, quella che è l'originalità del prodotto e la capacità di fare un prodotto che duri nel tempo. Beh, io vedo sempre le tue sfilate ed è molto bello perché tu segui i dettami della moda, ma non solo, ecco, perché la pelliccia è un capo veramente d'eccezione, però l'hai reso anche estremamente portabile. Deve essere portabile, perché la pelliccia, ripeto, non è più la pelliccia per la vita, è una pelliccia che si deve mettere tutti i giorni e soprattutto deve star bene alla donna e renderla più bella e più giovane. Gigliola dell'Era, tu hai veramente superato la frontiera, la nuova frontiera della pelliccia. Per me, ripeto, non è nulla di difficile, io tratto la pelliccia, tratto il materiale pelliccia come se fosse un tessuto, anzi, per me è molto più facile trattare la pelliccia che un tessuto. Poco fa c'era qui una ragazza che tra poco si sposa.
Quindi ho visto che tu hai creato addirittura una piccola collezione per le spose. Giacchini fantastici di pelliccia da indossare sopra l'abito. Io ho fatto tutta una serie di piccoli giacchini, di cose anche un pochettino più grandi, di stole, di giacche col cappuccio, proprio per la sposa d'inverno. Un capitolo sempre molto interessante in una prima Scaligera è il dopo Scala, che è la cena ufficiale del Teatro alla Scala. Anche quest'anno viene ambientato alla Società del Giardino, che è uno dei club più esclusivi di Milano, ed è a Palazzo Spinola, un altro palazzo storico dell'eccellenza milanese. Ecco, naturalmente però tutto questo io lo racconterò nello speciale Prima alla Scala a partire dalla prossima puntata. Però io vi voglio dare così una visione un po' suggestiva di questo Palazzo Spinola, tutto vestito bianco, rosso, verde, ed è così un omaggio veramente a questo anno che sta per finire, ma che è così importante per il nostro paese perché ha coinciso con il 150esimo dell'Unità d'Italia. E veramente voglio ringraziare per queste immagini l'Associazione Nazionale Calzaturifici Italiani, l'ANCI, e il suo presidente Cleto Sacripanti, perché qui hanno ambientato una recentissima serata di gala per la consegna di un premio internazionale fatto da loro, che è il MICAM Award. Ed è per me anche un piacere sottolineare il valore di un settore che rappresenta l'eccellenza del Made in Italy. Pieno rispetto per l'abbigliamento, ma noi siamo un comparto moda a sé con le calzature, anche perché si sanno più di donne che magari hanno 400-500 paia di calzature che 400-500 abiti, perché poi la calzatura resta anche un ricordo legato a momenti della vita, a passioni della vita o magari a momenti anche no, significativi. Quindi siamo un comparto a sé, è il momento anche che la politica se ne accorga, perché con tanta passione investiamo nelle nostre aziende, ma abbiamo bisogno anche di aiuto. Quest'anno poi il MICAM Award è stato proprio attribuito al più famoso department store russo, lo Zoom di Mosca. E a questo proposito veramente mi fa piacere sottolineare il gemellaggio, torniamo qui al Teatro alla Scala e parliamo del gemellaggio che c'è sempre ed è fantastico tra il Teatro Bolshoi e il Teatro alla Scala. Infatti proprio in questo periodo sono state ospitate due mostre qui al Teatro alla Scala e un'altra che è ancora in atto su esperimenti d'avanguardia sul palcoscenico del Teatro Bolshoi proprio a cavallo degli anni 20 e 30. Vi posso dare adesso anche una simpatica anticipazione, perché nel settembre 2012 proprio questo Don Giovanni, che ha aperto la stagione lirica qui al Teatro alla Scala, sarà proprio in tournée, sempre diretto da maestro Daniel Baremon, proprio al Teatro Bolshoi di Mosca. E sì, questa è un'anticipazione, ma è l'attualità, ma noi stiamo vivendo una serata stupenda e allora un colpo di bacchetta magica, la musica di Mozart. E siamo qui al Teatro alla Scala la sera della prima. Ho detto un colpo di bacchetta magica e in effetti eccomi qui nel foyer del Teatro alla Scala. Ma io sono soprattutto qui per annunciarvi quello che farò a partire dalla prossima puntata, e c'è un lungo speciale televisivo tutto dedicato alla Prima della Scala 2011 con in scena il Don Giovanni di Mozart diretto dal maestro Daniel Barenboim. Il foyer è sempre un momento estremamente interessante perché naturalmente è un po' considerata la passerella più famosa del mondo, ci si può incontrare veramente con le personalità, personaggi, donne affascinanti che arrivano da tutto il mondo. E poi naturalmente vorrei sottolineare la presenza del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. E poi per la prima volta come premier, ma io ho avuto modo di intervistarlo varie volte, il premier Mario Monti. Il
veramente un capitolo molto importante, quello del dopo Scala, e quindi alla Società del Giardino, che è a Palazzo Spinola, il Caffè Scala Banqueting, che sta preparando una cena d'eccezione. Naturalmente anche questo io vi racconterò nel corso del lungo racconto che farò a partire dalla prossima puntata. Che bocconi fa gigante, mi par proprio di svenir, mi par proprio di svenir, nel vedere i miei bocconi. E allora adesso, arrivederci alla prossima puntata, e da Anna Mascolo un cordialissimo saluto a tutti. Che barbaro appetito, che bocconi fa gigante, nel vedere i miei bocconi. Speciale copertina prima alla Scala. In collaborazione con ANCI, Associazione Nazionale Calzaturifici Italiani, e dell'Era Pellicce.